Allora, ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come cucinare un piatto molto buono, molto salutare e come farlo in casa con pochi ingredienti e quindi non ci resta che accendere subito la padella perché abbiamo bisogno di una padella e di un filo d'olio, questo qui. Allora, accendiamo subito il fuoco, ok, facciamo scaldare bene la padella, facciamo scaldare bene, poi aggiungiamo un filo di olio, ok, perfetto. Va bene? Ora che tutta la padella è bella unta, fuoco lento mi raccomando, ed ecco qui il McDonald's, buono, bello. Allora, mi raccomando. No, ragazzi, non è come credete, No, non siamo. Ha cucinato. McDonald's, sì. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro canale. Allora, come avete già visto, ho preparato dell'ottimo McDonald's. Abbiamo per me un bel McChicken. Eccolo qua. Bello succulento. Poi c'ha una Sprite, patatine e Samantha invece c'ha. Ma fai parlare da me. Ciao ragazzi, ci sto anch'io. Dai. E io mi sono presa. Madonna, quanto è buona pure questa. Questa qui mi sa che fai così, guarda che carino. Levi il primo coso, come si chiama? Pirulino, come lo chiama? Pirulino. Poi? Niente, poi sgarri tutto, fai così, vai. Perché forse non ho capito come si funziona, Ok. Ho preso la... E a sfili. Bella piedina. Non si sfila, allora se tagliate, fate così, ok. C'è la linea tratteggiata. Adesso fa, sì, adesso fate. Ed è una piadina con pollo panato, insalata e le sue salse. Oh, e poi qui c'è sta, c'è sta l'olio di uno sfizio. E qui abbiamo voluto assaggiare, assaggiamo per primi? No, io voglio patatine, c'ho fame. E qui abbiamo preso delle alette di pollo mai assaggiate che adesso assaggeremo con voi. Chicken swing si chiamano. Un po' senti? Sembrano succulenti. Allora, mettiamo la maionese con le patatine. Infatti la maionese la mettiamo lì, le patatine mettiamo qui. Patatine qui, questo qui, questo qua. Allora. Qui la maionese. Allora, buon appetito. Buon appetito. Sì, lo sappiamo. Avevamo detto che portavamo una ricetta casareccia. Ma ancora la puoi portare, penso. No, vi giuro raga. Giuriamo che questo è l'ultimo mukbang del McDonald's. Madonna. Giuro raga, il prossimo mukbang sarà di qualcosa di cucinato. Giuro, promesso e io mantengo le promesse. Una bella matriciana. Però avevamo voglia di McDonald's, avremmo dovuto mangiare per cavoli nostri. Alla fine ho detto dai, accendiamo la telecamera che tanto so che a loro piace. E quindi mascalzoni. Partiamo dalle patatine. Belle patatine. Beh, comunque non mangiavo McDonald's da 2 settimane. Sì. Allora, una volta al mese, 2. Quindi, si può fare. Però, raga, siamo stati brevissimi, Siamo stati 2 settimane a stecchetto. Ho mangiato solo cibi sani, abbiamo mangiato riso in bianco, pasta in bianco, poi mi sono mangiato la matriciana una volta sola. Sì, poi non dici che ti ho fatto il riso con la crema di zucchine? Ho fatto il riso con la crema di zucchine, buonissimo. Poi mi sono mangiato... Che mi sono mangiato? Gnocchetti a boscaiola. No, ma che gnocchetti? Ti ho fatto le cose, amore. Beh, i gnocchetti. No, i tortellini. Ah, i tortellini a boscaiola, niente male. Quindi no, mangiamo bene. Giusto una sera abbiamo fatto la festa di Claudia, siamo mangiati un po' di pizza. Basta. Questa mia patatina mia. Sono via, amore. Belle, queste sono tutte due, guarda. Chiedo se quando finiscono. Se no mi viene la tristezza poi quando finiscono. No, ma non mi vuoi con un toppato solo con le patatine? A me sì, io sì. No, no. Boh, mi sono droga. Voglio? Aspetta, voglio legarmi i capelli. Bella voce, amore. Perché nel frattempo... Vai, assaggia salette di pollo. Vai. Ma c'è sapore l'osso dentro? E penso che... Sì, c'è l'osso, no? Tipo costarelle. Chiudi uno. Lo so. Ecco qua. Lo so. Buone.
Sono buone tipo quelle dell'Eurospin o sono buone? Sono buone. Buone. Proprio buone. No, manca assaggiarlo pure a me. Ovvio, mo, madonna buono. Magari il pollo fosse sempre così. Lo mangio questa cicciona? Però, ma sono due, ci siamo preso... Ma no. E questa non la facciamo niente, tanti assaggi prima. Voglio vedere. Ma no. Ma buono, piccanti. Ma che piccanti? Perché sei più piccante dove c'è? Cacchio. Cos'è che sono buone? Ma vai quell'altro. No, no. Perché no? Pizzica. Aspetta, è finito io. Pure a me, grazie. Ma io il resto di quella di mia. Secondo, perché? No. Ti do un attimo. Ho massaggiata. Mo dimmi che sono piccanti, io. Sono a fuoco. Ti giuro, mo. Addirittura? Non abbiamo preso più di tanto perché non avevamo manco fame. Queste le mangiamo. Sicuro? Non mi ha proietto. No, boh. Non amo i cibi piccanti purtroppo perché ho la lingua ipersensibile. E quindi sono troppo sensibile al piccante. Non hai sentito il piccante? Sì, vabbè, ma poco, no? A me si vede che ci ho preso di più, che ne so. Comunque, io e Giordano volevamo salutare a te. A te che entri nei nostri video solo per mettere non mi piace. Ma noi sappiamo chi sei. Però stiamo facendo finta di niente. Aspettate, e con questo non voglio dire che a me mi frega niente dei non mi piace. Anzi, a me dei non mi piace non mi frega proprio niente. Ce ne sono state pure 10. Però ne fa puzza che è sempre solo uno. Perciò tu che sei iscritto al canale, perché sarai iscritto al canale, o a meno che tu non sia, o sia, non lo so, maschio o femmina, malato o malata, che entri nei video nostri, ci guardi perché ci guardi e poi metti non mi piace. Se il video, se i video avessero avuto 2, 3, 4, 5, 10 mi piace, ma a quel caso ce facevo. Però che sei solo uno, c'è puzza. Un bacetto a te che sappiamo chi sei. E il discorso è che se certo un bacetto, un bacetto. Se non mi piace, so tanti, sono costruttivi, perché vuol dire che quel video effettivamente non è piaciuto. Ma ci può stare, quindi non mi frega. Uno si fa una ragione, si fa una motivazione e cerca di migliorarsi. Nel momento in cui c'è un mi piace solo, è qualcuno che è un pochettino leggermente invidioso. Ripeto, noi sappiamo chi sei, però vabbè, se continua. Chiusa parentesi. Buon appetito. Un bacione grosso a voi che ci siete sempre. Certo. Che ci sostenete. Ci commentate. Che ci seguite con piacere. Che ci mettete i like. Che ci mettete i like a confronto a quello che non ce lo mette. Non mangiate di essere fredda, ma schifo. Ma pensi te. Adesso ho finito le patatine. Adesso damogli giù le piadina. Dai. Lo so, anche buono. No, eccellente. Buono? È buono. No, raga. Veramente se la piadina, però mi raccomando, con il pollo croccante, panato, non potete capire che cosa è. E se non lo capite, perché non l'avete mai assaggiato, dovete correre al McDonald's a assaggiare. Comprarla. No, raga, veramente, mamma mia. È buono, ma non c'è dentro. Mi ammazzi che... Devi fidare. Infatti penso che sia uguale a quella. Buona. No, è buona proprio. Muovo tanto. Buona. E c'è sta cipolletta dentro. Io non lo so che c'hanno. No. Guarda che babbo, ma che è? Vabbè, no.
spettacolo. Però la roba buona fa sempre male, ma perché? Ma perché? Non ne so. Hanno aspettato troppo, mo. Sono freddati. Ah, stasera siamo stati al McDonald's a prendere sta roba, ovviamente col pensiero, perché io stavo qui a spadellare. E il McDonald's è vuoto. Strano. Vuoto proprio buono. Beh, no, c'era gente a mangiare, è solo che alle casse è proprio zero. No, di solito c'è sempre un po' di fila, nessuno. L'altro giorno siamo passati, non c'era nessuno. Ma com'è? Ma com'è questa storia? Non è che ci stanno i bigattini dentro, ancora non lo sapevo, no? Mistero. Lo dico io, mo. Da quella volta lì che mi ho mangiato la colazione al McDonald's. Ma la gente si vergogna nel McDonald's. Mi sono visto il video. Mo si vergogna nel McDonald's. Una colazione pessima. Mi sta venendo la tristezza. Ok. Perché è finito. La tristezza è quella brutta. Vero? Sì. No. Sì, poi che mi mangio? Polletto. No, non mi va il polletto. Oh, è il culo. Non mangio. Mi fa bene, se no domani lo mangio. Ecco qua. Questo sporca tutte maionese. Siamo. Aspetta, prima che abbiamo, è quasi finita, però ce lo sto pure io, eh. Tocca. E boh. Non so più, non so più. Apri. Come sai che stai sicura? Amore, dai, qua stava, l'ho avuta tutta. Io ma io manco un po'. Metà. Ma bella finita! Due sorsate che ho dato. Non devo aggiungere, mi devo aggiungere. Stiamo a casa. Ce la faccio più, raga, con questo singhiozzo. Ogni volta è così, ogni mukbang è così. Ma non vuoi insalata. Però fa bene la magna. Troppo forte il sapore di questa. Pensi te. Ma pensi te. Ma cos'altro? Oh, buono. Comunque ragazzi, scusate se non siamo tanto chiacchieroni, ma dovete sapere che noi ieri, no, l'altro ieri abbiamo vloggato. In questi giorni abbiamo vloggato, abbiamo parlato e adesso non so che dirvi. Comunque tanto a voi piace vedere che mangiamo, no? Quindi va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Poi, più se vediamo meglio è, quindi siamo contenti. Allora, questo è finito, questo è finito, questo ce n'è uno, questo è finito, questo si è mangiato tutto, questo è sporco. Ma sono da più tre mozzichetti vuoi? Ma se lo devi buttare un bagno, per discorso. Non è che sta a parlare. Aspetta, la posso bere, mo? Non tutta. La posso bere? Ma sempre l'ultima a fine mangiamo. Che non c'è da chiacchierare. No, sono animale, mo. Oh, c'avevo fame. Scusa, paninazzo. Chi è? Vero, non ho più. No. Devo mangiare. Mangio quello. Mangio un po'. No, ma me ne vado tutto, faccio tutto. Ha sparecchiato, eh. Sparecchiato. Me ne sta andando. Un po' di gomma, eh. L'ultimo pezzo, sì. Sto mangiando il copertone. Non mi piace, no. All'inizio è buono. Non è più gommoso, è più rotolato. Il pane è un po'... Il pane, vabbè, non lo so che è. Allora, i polletti nella piadina. Molto buono. Molto buono. Ti piace, no? Non so, piccanti per niente. Pensi te? Sto notando che noi abbiamo messo il video Ask Jordi e Sami, che lo state guardando, ma non state commentando. No. Cioè, se mo tu sei entrata a guardare questo video, però non hai commentato,
l'altro video ancora, cioè l'ask, corri e faccia fare qualche domanda, altrimenti non possiamo fare il video ask Giorgio e Sani. Importante ragazzi, importante, ricordate sempre che voi siete il canale, noi siamo le mortacci tua. Questa mini mangiata finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per sostenere il canale e se non siete iscritti iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Instagram. Posso, ve lo devo dire, ho detto. E tu che sei arrivato fino a questo punto stavi chiudendo senza iscriverti? Ciao a tutti ragazzi, un bacione e al prossimo video. Ciao ciao.